La giuria all'unanimità raccomanda all'onorevole ministro quale capitale italiana della cultura 2024 la città di Pesaro. Un timido applauso accoglie al municipio di Chioggia l'annuncio del ministro Dario Franceschini in collegamento da Roma. La capitale italiana della cultura 2024 è Pesaro. Chioggia, entrata nel novero delle 10 finaliste, ci aveva creduto fino alla fine. Personalmente sono deluso perché arrivare dopo, che ne so, Siracusa, Vicenza, città comunque che hanno un certo valore storico e culturale è una cosa. Pesaro personalmente non la conosco così bene come le altre città. A seguire in diretta la cerimonia che ha premiato Pesaro ci sono amministratori locali, cittadini e promotori della candidatura di Chioggia. L'amarezza per la mancata vittoria lascia presto spazio alla soddisfazione per il percorso intrapreso, che non sarà un punto di arrivo ma di partenza. Quello che siamo noi rimane la volontà di valorizzare e potenziare tutto ciò che abbiamo. Lo facciamo in un'ottica nuova. Il primo cittadino di Chioggia, Mauro Armelao, si collega da Roma, dove come gli altri 9 sindaci finalisti ha seguito la cerimonia di persona. Sentire poi che il sindaco di Pesaro ha chiamato il ministro Dario, insomma, mi fa un po' pensare, no? Quello di Armelao è solo un accenno polemico a caldo. Lo sguardo del sindaco è già inevitabilmente rivolto al futuro. Chiaro che tutto il lavoro non deve essere comunque disperso e ci dà motivo in più per lavorare bene per la nostra città. Una città che anche grazie a questa esperienza sta acquistando sempre maggiore consapevolezza delle proprie potenzialità. Prendiamo questa sconfitta con sportività e con la consapevolezza. Bastava forse quel pochino, ma c'eravamo, dai.